Do il buongiorno e il benvenuto e il ritrovato a Monica Mai, dietista e nutrizionista piacentina. Monica, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao, bentrovata. Ciao. Grazie. Allora, siamo qui per parlare di quest'ora legale. A me ha scompigliato totalmente, non so a te, però ci sono dei rimedi in qualche modo. Guarda, a tavola possiamo in effetti fare qualcosa. Una prima regola che è un po' quella della nonna è quella di cercare di andare a letto non troppo appesantiti, quindi non mangiamo alla sera eccessivamente, cioè piatti eccessivamente ricchi di grassi. Ricordo sempre l'antico detto: colazione da re, pranzo da principe e cena da povero, che vale sempre. Però esistono in effetti in natura degli alimenti che possono aiutare a rilassarci. Pensiamo alla pasta, al riso, l'orzo, il pane, cioè sono tutti quegli alimenti che contengono un aminoacido che si chiama triptofano, che favorisce la sintesi della serotonina. Che cos'è questa serotonina? È un neuromediatore del benessere. Sì. Ed è, diciamo, aiuta da un punto di vista cerebrale a stimolare il rilassamento. Quindi questi alimenti dovrebbero rientrare nella dieta serale. Quindi ricordiamoli, pasta? Pane, pasta, orzo, riso, ma possiamo mettere insieme anche i legumi, la carne, il pesce e i formaggi freschi. Bene. Quindi, e questi sono gli alimenti che ci aiutano. Ci sono poi quegli alimenti che dovrebbero essere vietati, ma semplicemente perché ci rallentano un po' la digestione, quindi pensa a tutti quei cibi che sono un pochino più saporiti, quindi il pepe, il curry, la paprika, ma anche i prodotti estremamente, per esempio, salati o quelli, come dicevamo prima, più grassi, diciamo. E poi è ovvio che, e questa però è un comfort food, una coccola, se noi possiamo utilizzare anche, per esempio, degli infusi e delle tisane che creano quell'atmosfera, diciamo, di relax e di piacere, che aiuta ovviamente a distendere la mente, perché molto fa anche la nostra testa. Certo, quello è poco ma sicuro, assolutamente. Quindi diciamo che se in questi giorni ci troviamo davanti a persone che sono più irritabili del solito, magari si concentrano meno rispetto alla norma, insomma è tutto normale. E poi tieni presente anche che il cambio di stagione Certo, influisce la primavera. Ma pensa che tutte le malattie, le patologie di gastrite, colite, quindi di chi soffre di patologie dell'apparato digerente, in questo periodo purtroppo si acutizzano e quindi si è anche un pochino più nervosi per questo, perché il cambio di stagione è micidiale per questo tipo di patologie. Verissimo, verissimo. Però insomma, in qualche modo stare all'aria aperta ci fa bene, quindi facciamolo, che ci riprendiamo subito. Sintesi di vitamina D. È vero. Abbiamo bisogno di stare all'aria aperta. Assolutamente. Ringrazio veramente tanto Monica May, grazie per essere stata qui con noi su Radio Sound Piacenza 24. Ciao, grazie.